Lunedì 7 settembre, tutto bilanciere e vi dico solo due lettere, DT. Warm up di oggi, tutto a bilanciere, sono tre set di che cosa? 5 barbell deadlift, poi abbiamo 5 high pull, 5 press, 5 good morning e finiamo con 5 back squat. Per quanto riguarda il workout di oggi è DT, quindi sono 5 round di 12, 9, 6, 12 deadlift, 9 hang power clean e 6 push jerk, che sarebbe uomo 70 e fanciulle a 50, ovviamente da qui a scendere. E come cash out abbiamo un lavoro sul core, sono 3 set di che cosa? 20 secondi di hollow position, appena finiti i 20 secondi abbiamo 10 VWAP, dopodiché abbiamo subito di nuovo 10 VWAP ma questa volta alternati. Un minuto di riposo, abbiamo detto, per 3 volte e mi raccomando seguiteci poi sui nostri canali social che sono Facebook, Instagram e il canale YouTube. Warm up, tutto a bilanciere vuoto, si parte con i deadlift, quindi il bilanciere ben attaccato alle tibie, spalla un pochino più avanti del bilanciere, schiena dritta e collo neutro, spingiamo con le gambe per portare il bilanciere alle cosce e ritorniamo giù. Dopodiché abbiamo high pull, presa clean, già con la hook, andiamo in power position, spingiamo con le gambe, stendiamo l'anca e poi inneschiamo la salita del bilanciere. Dopodiché front rack, gomiti alti, piedi sotto le anche, abbassi i gomiti, spingo e stendo le braccia sopra la testa. Dopo l'ultimo press appoggio il bilanciere sulle spalle e facciamo dei good morning. Quindi l'anca si muove indietro, pieghiamo leggermente le gambe per mantenere la schiena dritta in tutto il movimento, arriviamo fino ad avere la pancia parallela al pavimento e ritorniamo in piedi. Dopodiché aumentiamo la nostra stance, quindi la distanza tra i piedi, per fare dei back squat. Accosciata completa, rompiamo bene il parallelo, quindi l'anca arriva più in basso del ginocchio, spingiamo forte con le gambe per tornare dritti in piedi. Dopodiché, i movimenti dei DT, deadlift, hang power clean e push jerk. Partiremo quindi con il bilanciere sempre incollato alle tibie, i dischi che toccano il pavimento, posizione di setup come riscaldamenti, schiena dritta, collo neutro, spalla più avanti del bilanciere ed eseguiamo i deadlift. Alla conclusione del 12° deadlift manteniamo il bilanciere in mano e partiamo per gli hang power clean, quindi possiamo andare in caricamento fino a sopra le ginocchia, distensione dell'anca e ricezione insieme accosciata, scivolo, spingo, estendo e ricevo. Finito, nono hang power clean, push jerk, quindi fase di dip, drive esplosivo e under velocissimo in discesa per ricevere il bilanciere, dip, drive, under, braccia tese e concludo stendendo anche le gambe. Finiti 5 round, guardate il tempo e ve lo segnate, faremo poi nel futuro per capire quanto siamo migliorati. Come cash out abbiamo 3 set di che cosa? Partiamo con 20 secondi di hollow position, quindi gambe tese, braccia tese lungo le orecchie, attiviamo bene l'addome, schiacciamo la lombare al pavimento, non deve passare una mano tra noi e il pavimento. Dopodiché abbiamo 10 VWAP, le mani che vanno a toccare i piedi, le gambe il più tese possibile, dopodiché 10 alternated VWAP, mano destra va a toccare il piede sinistro e viceversa. Un minuto di riposo per 3 volte.